Già nel 1818 la città di Reggio Calabria disponeva di un teatro attivissimo nella vita culturale e musicale della città. Un teatro da cui passavano già grandissimi nomi e che durò con la sua fama e con la sua attività per tutto l'Ottocento. Affrontò le angherie del terremoto e si riprese prestissimo. Già nel 1911 si hanno notizie di stagioni che proseguirono per tutta la prima parte del secolo scorso, del Novecento, fino ad arrivare alla gloriosa serata del 1948, quando con una spettacolare Adriana Lecouvreur fu presente in sala il compositore Francesco Cilea, a cui fu dedicato il teatro. Da dire che Adriana era Maria Caniglia. Questo per dirvi che su quel palcoscenico sono passati i più grandi nomi della lirica italiana. Tutti gli anni videro il prodursi di persone come Maria Caniglia, Beniamino Gigli. In questa piccola pubblicazione, una specie di almanacco del teatro, leggo quasi a caso che nel 1951 fu ripresa la trionfale Adriana Lecouvreur, sempre con Maria Caniglia, e all'interno della stessa stagione una Aida vide la presenza addirittura di Maria Callas. E poi a continuare nel 64 il Trovatore diretto da Franco Patanè, e nel 66 un Rigoletto con Piero Cappuccilli, abbiamo un Andrea Chenier nel 68 con Aldo Protti. Sempre nel 1968 il Trovatore fu eseguito addirittura dal tenore Angelo Loforese. Tutti gli amanti dell'opera sanno di chi sto parlando. Nel 1969 la Turandot vide come protagonista addirittura Lucilla Udovic, che aveva interpretato il ruolo nel famosissimo videofilm della Rai insieme a Franco Corelli. Nel 72 Mimì nella Bohème fu Virginia Zeani e via discorrendo. Questo per dirvi che il teatro, come ripeto, ha sempre avuto una vita culturale molto presente, molto attiva e di grande rango. Nel 2008 la direzione artistica per l'opera fu affidata a Serenella Fraschini, la quale tenne lo scettro per quattro gloriose stagioni. Quattro stagioni d'opera che videro alternarsi sul palcoscenico di quel teatro nomi del calibro di Giovanna Casolla e Nicola Martinucci, Desirée Rancatore, Renato Bruson, Paoletta Marrocu, Amarilli Nizza, fino ad arrivare al Rigoletto che chiuse quella gloriosa stagione, quei gloriosi 4 anni, che vide un giovane e gagliardissimo Stefan Pop debuttare sulle scene italiane, proiettato a quella che sarebbe stata poi la sua folgorante ed attualissima carriera. La prima stagione artistica sotto la guida di Serenella Fraschini aprì con Turandot di Giacomo Puccini, che mancava da quel teatro da tantissimi anni. In quell'occasione si volle chiamare Giovanna Casolla, che in quel momento e forse sempre, è nei nostri anni la Turandot più di cartello, direi, più rinomata, più importante, più rappresentativa. Tant'è che quando Turandot la si è voluta allestire in Cina, alla Città Proibita, fu chiamata proprio Giovanna Casolla per eseguirla. A fianco a lei, nel ruolo di Calaf, il tenore Nicola Martinucci, altrettanto gloriosamente legato a questo fatidico ruolo. Fu una serata esaltante per tutta la città, che ritrovò in quel teatro, nel proprio teatro, un momento di grande lirica.
perché è da dire che Giovanna Casolla e Nicola Martinucci furono affiancati da una schiera di eccelsi artisti, ciascuno nei propri ruoli. Io ho l'onore di aver condotto la regia per quell'allestimento e di aver firmato anche le scenografie e i costumi. La storia di Turandot è arcinota. L'idea a Puccini venne intorno al 1920. Forse, ma dico forse, il compositore sentiva di andare verso, di dirigersi verso un altro momento della propria vita, quello che poi l'avrebbe portato alla fine, ma certamente non prevedeva questo in quel momento. Prevedeva forse, sentiva, avvertiva che il suo linguaggio musicale potesse avere una svolta. In fondo anche il grande Giuseppe Verdi fece una cosa analoga, chiude con il Falstaff, che non sembrerebbe in linea con tutta la sua produzione precedente. Ebbene, Puccini, che era diventato così famoso, il numero uno dei suoi anni, per il realismo musicale, ossia quella forma colloquiale di porgere il canto, si allontana da temi realistici e si avvicina a temi favolistici. Turandot, infatti, il libretto ci dice, è ambientata in Cina al tempo delle favole. Anche musicalmente, ricorre a temi che provengono dalla tradizione musicale cinese antica. Non è nuovo Puccini a questo modo di affrontare la sua fase compositiva. Aveva già preso dei temi americani nella Fanciulla del West, prima ancora dei temi giapponesi nella Madama Butterfly. Ebbene, in Turandot il bagaglio musicale, timbrico, tematico di Puccini si arricchisce. La storia proviene da Carlo Gozzi, una pièce dello scrittore italiano contemporaneo di Carlo Goldoni. È una storia che ebbe una tal fortuna, tanto che addirittura Friedrich Schiller, il grandissimo commediografo tedesco, l'aveva fatta propria, l'aveva tradotta e divulgata in una versione in tedesco. A Puccini arriva dalle mani di Andrea Maffei, ossia nella traduzione del letterato italiano, che era stata effettuata proprio alla fine dell'Ottocento, mutuandola dalla versione di Schiller. Quindi, se da un lato appare contorto il percorso, in realtà questo ci deve far notare la diffusione, la penetrazione di una storia come questa. Perché? Probabilmente perché attraverso l'impianto favolistico Gozzi per primo e gli altri autori in seguito riescono a mettere in scena quello che alla base è un triangolo amoroso. Lei, lui, l'altra. Il triangolo amoroso vede come protagonisti la principessa Turandot. La principessa Turandot è una giovanissima erede del potere millenario degli imperatori della Cina, ma con lei rischia di finire la dinastia perché ha giurato a se stessa di non concedersi mai all'uomo. Questo per rendere onore allo strazio e alla morte della propria Ava Lo-Lin, che era stata oltraggiata da un uomo, uno straniero, un conquistatore. Per questo motivo Turandot ha deciso di rimanere sola e impenetrabile. Altro aspetto interessante, perché curioso, è che nella sua Turandot, così moderna, così novecentesca, Puccini
preferisce mantenere l'aspetto di commedia dell'arte che era così tanto presente nel lavoro teatrale di Carlo Gozzi. Lì i ministri dell'imperatore Altum altri non erano che le più famose maschere della commedia dell'arte: Truffaldino, Brighella, Pantalone. Puccini, in accordo col suo librettista, con Renato Simoni, decide di mantenerli e ne muta il nome in Ping Pong Pang, rendendoli una presenza buffa sì, caricaturale sì, ma anche amara nello sviluppo di questa azione. La Turandot vide la luce il 25 aprile, quindi in questi giorni ne ricordiamo il fulgido anniversario. Il 25 aprile del 1926 al Teatro alla Scala di Milano. Questo è il libretto della prima rappresentazione assoluta. Come vedete, infatti, oltre i personaggi sono elencati i nomi dei primi interpreti. Rosa Raisa creò il ruolo di Turandot ed era stata voluta da Puccini stesso. E così Miguel Fleta, un tenore di origini spagnole, che ebbe il compito di dar voce per primo alla celeberrima aria Nessun dorma, che non ha bisogno di altri commenti. Permettetemi un'ultima annotazione del tutto personale. Io sono particolarmente legato a questo titolo, che ho avuto la fortuna di mettere in scena molte volte e sempre con interpreti di grande levatura. Di Giovanna Casolla, che dire, leggendaria. Ma mi piace ricordare anche Dragana Radakovic, che ha debuttato con me il ruolo e lo ha portato in tutto il mondo fino all'Opera di Sydney, e ancora Madeleine Pascu e soprattutto Maria Guleghina. Ho avuto la fortuna di realizzare con lei la Turandot all'Opera Nazionale di Bucarest ed è un allestimento a cui sono, come dicevo, particolarmente legato, perché è stata l'ultima messa in scena recente prima del disastro che ha coinvolto il pianeta. Parlo dell'epidemia che tanti lutti e tanta tristezza ci ha portato, ci sta portando e spero dalla quale riusciremo presto a venire fuori. Io vi lascio alla visione di questa messa in scena, vi lascio prima in compagnia di Serenella Fraschini, che come tecnico, come soprano, peraltro acclamatissima Liu, come soprano e come conoscitore di voci, saprà darvi delle interessanti annotazioni sulle insidie che i tre ruoli di cui abbiamo parlato sono costellati. Il resto del cast, lo leggerete, è di grandissimo rispetto e mi piace segnalarvi la presenza, come Ping Pong Pang, di tre grandi professionisti dell'opera. Abbiamo lavorato davvero intensamente perché per rendere lo spirito, la brillantezza dei ruoli mutuati dalla commedia dell'arte, parlo di Ping Pong Pang, abbiamo condotto un lavoro di regia intenso, peculiare, molto definito, direi, su ogni singolo gesto. Quindi ringrazio e sono emozionato nel citare Giovanna Casolla, grandissima Turandot, Nicola Martinucci, grandissimo Calaf, Mitsuko Mori, Liu, Enzo Capuano, Timur, e Leonardo Galeazzi, Costantino Daniello e il compianto Alessandro Cosentino.
Vi auguro ancora una buona visione, un buon ascolto con questo secondo momento di appuntamenti d'opera fortemente voluto da Teatro Totale in collaborazione con l'associazione Morgana Incanta. Ci vedremo ancora, ancora resteremo in casa per un po' di tempo. Restiamo in casa dunque e godiamoci la grande opera in attesa del momento in cui torneremo a vederla, ascoltarla e realizzarla nei teatri.